Io mi occuperò, come è stato detto in apertura dal professor Cafagno, della rinegoziazione degli appalti pubblici, quindi di un fenomeno che si colloca cronologicamente e logicamente a valle del tema che abbiamo appena esaminato. Prima di entrare nel merito farò uno schema dei punti che andrò a trattare per orientarci meglio. Innanzitutto cercherò di chiarire dov'è il tratto problematico della rinegoziazione, cioè perché ce ne occupiamo o separatamente, dedichiamo una frazione di tempo a questo tema, cioè dov'è il problema. Quali sono le soluzioni sperimentate nel recente passato, ma su questo punto mi soffermerò solo nella misura in cui le soluzioni passate hanno delle proiezioni sul presente o in qualche modo sono sopravvissute, e poi cercherò di ricostruire un po' il quadro attuale per capire se la rinegoziazione è una pratica vietata in termini assoluti dall'ordinamento o viceversa se è una pratica tollerata o ancora se è una pratica autorizzata o in alcuni casi addirittura incentivata. Ovviamente la risposta a questa domanda è un po' la risposta tipica che danno i giuristi, cioè dipende. Ognuna di queste ipotesi riguarda alcune distinte fattispecie. Quindi cercherò di dire in quali casi appunto la negoziazione è avversata, in quali sopportata dall'ordinamento, invece in quali casi ampiamente incentivata. Ovviamente la rinegoziazione è un fenomeno che ha tratti problematici soltanto in materia di appalti pubblici. Negli appalti tra privati ovviamente è un fenomeno ricorrente, ma che non ha tratti di problematicità, perché nei rapporti tra privati abbiamo almeno due principi cardine che ci orientano. Da un lato sappiamo che il contratto è a forza di legge, quindi una delle due parti non può imporre all'altra modifiche, a meno che nel contratto non ci sia l'assegnazione di uno ius variandi o nel codice civile, quindi contratto a forza di legge, quindi tra privati uno non impone all'altro una modifica, e poi sempre nei rapporti tra privati ovviamente nulla questio se le parti si accordano nel senso di modificare consensualmente quanto originariamente pattuito. Negli appalti pubblici, come spesso succede, il quadro invece è molto più complesso, sia per quanto riguarda le modifiche unilaterali, cioè quelle imponibili all'appaltatore privato, situazione appunto non conosciuta dal diritto privato, perché nel diritto privato è vero che c'è lo ius variandi, ma essendo previsto nel contratto o nel codice civile l'assegnazione, la parte che stipula un contratto tra privati sa già che sarà sottoposta allo ius variandi e quindi non è veramente unilaterale, perché ha sottoscritto un contratto in cui sapeva, perché c'era scritto nel codice civile, che poteva subire lo ius variandi. Invece, come vedremo, in materia di contratti pubblici esistono delle modifiche veramente imponibili al privato. E poi esiste anche un ulteriore problema, il problema dei terzi, che invece è sconosciuto alla materia civilistica, cioè che è il problema principale, cioè la modifica, anche se pattuita, quindi anche se non pone un problema di rapporti di forza tra i partecipanti alla fattispecie contrattuale, pone un altro delicatissimo problema per tutti coloro che al contratto non hanno avuto accesso, perché hanno inutilmente partecipato alla gara. Quindi ci sono, questi sono i tratti di problematicità del problema della rinegoziazione, tratti di problematicità che l'ordinamento nel corso del tempo ha fronteggiato diversamente. Io, come promesso, l'escurso sul passato lo farò solo nella limitata misura in cui appunto ha dei tratti di sopravvivenza con il presente che cercherò di evidenziare alla fine. In estrema sintesi, tre sono state le fasi in cui l'ordinamento si è cimentato nell'affrontare questo tipo di problema. La prima fase, appunto non del tutto estinta nella sua logica di fondo, è la cosiddetta fase contabilistica, che va almeno fino agli anni 70, nella quale questo fenomeno viene preso in considerazione, quello delle modifiche, con un approccio appunto, come cercherò di dire in conclusione, non del tutto anacronistico. Questa fase innanzitutto parte da un punto di vista molto netto, cioè l'idea secondo cui tutta quanta la disciplina sull'evidenza pubblica, sui contratti pubblici, serve a tutelare la pubblica amministrazione, non serve agli operatori economici, serve all'amministrazione per comprare bene. Quindi le regole sulle gare sono regole pensate per garantire essenzialmente l'efficienza della spesa, cioè servono a dare all'amministrazione strumenti efficienti per comprare bene e per mantenere nel rapporto contrattuale una certa situazione di imprecisata supremazia. Quindi, in quest'ordine di idee,
l'imparzialità, la gara non è un fine in sé, non serve, non è un bene in sé, ma è strumentale a assicurare l'interesse del contraente pubblico. In questa fase, quindi, assumendo questo punto di vista, secondo cui tutta la disciplina pubblicistica è a tutela della parte pubblica e non degli operatori economici che agiscono in un certo mercato, quindi assumendo questo punto di vista, si è arrivati a sostenere che l'appalto pubblico sarebbe una specie di contratto in marcia. L'espressione, che è un'espressione dottrinale, però rende l'idea, è quella secondo cui l'appalto pubblico sarebbe un contratto in costruzione, perché l'amministrazione avrebbe questo imprecisato potere di riempire di contenuto, comunque intervenire sul contenuto negoziale costantemente durante tutta la fase dell'esecuzione, anche superando l'eventuale non adesione, non acquiescenza della sua controparte privatistica. Quali sono le premesse di questo punto di vista? Innanzitutto l'idea secondo cui il contratto pubblico non sarebbe un vero e proprio contratto, sarebbe un qualcosa di diverso dal contratto del codice civile che sappiamo avere forza di legge. Quindi l'idea di fondo è che il contratto pubblico non rientri totalmente, non sia imbrigliato nella categoria del contratto da codice civile, sia un qualche cosa di diverso. Seconda presupposto di questo approccio è che l'amministrazione sia titolare di poteri impliciti, cioè questi poteri di intervenire nel contratto deriverebbero all'amministrazione dal semplice fatto di essere soggetto pubblico. Non bisogna andare a cercare, secondo questa logica, vedremo, non del tutto estinta, non bisogna andare a cercare norme che autorizzino in senso tecnico, che diano il potere all'amministrazione di incidere su questo o quell'elemento negoziale, perché è la stessa caratura soggettiva dell'amministrazione a renderla titolare di questi poteri impliciti, atipici, dal contenuto non predeterminato. E poi la terza premessa di questo ordine di idee è che la fase di esecuzione sia, tra virgolette, una questione privata tra contraenti, cioè una questione priva di implicazioni su coloro che al contratto non hanno avuto accesso. Imposta in questi termini, quindi, il dibattito in questa prima fase si è orientato a rispondere a questo interrogativo. Cioè, entro quali limiti la stazione appaltante può imporre la modifica? O dal punto di vista opposto, quanto il privato deve sopportare come imposizione della stazione appaltante? Il problema non si poneva in questo ordine di idee per le modifiche pattizie, perché in questo ordine di idee i terzi non esistono più in fase di esecuzione del contratto. Quindi in questo ordine di idee la rinegoziazione vera e propria, intesa come pattuizione delle modifiche, non veniva considerata, ci si occupava solo dello ius variandi unilaterale e ci si chiedeva quanto l'amministrazione può imporre, quanto il privato deve sopportare. Questo era il dibattito. Questo dibattito chiaramente era frutto di una impostazione che non apparentemente tramontata, ma non del tutto, come dirò più avanti, con l'avvento del diritto europeo, in termini macroscopici, pur lasciando sotterranee, idee sotterranee alcune degli spunti che ho appena detto, ma il diritto europeo comunque impone un cambiamento di punto di vista. Innanzitutto, con le prime direttive europee ci si è cominciati a rendere conto che il contratto pubblico è un vero e proprio contratto, cioè a forza vincolante tanto per il contraente privato tanto per la stazione appaltante. Quindi le suggestioni secondo cui il contratto pubblico non rientrerebbe nel modello di contratto che conosciamo dal diritto privato sono suggestioni, hanno un carattere speculativo, ma non hanno un fondamento normativo. Nulla ci autorizza a ritenere che soltanto perché uno dei partecipanti alla fattispecie è un soggetto pubblico, quello non sia, che va a stipulare, non sia un autentico contratto. E in secondo luogo l'ordinamento europeo comincia a utilizzare, suggerire un termine riduttivo, a veicolare l'idea per cui la gara e la concorrenza non sia solo uno strumento per comprare bene, ma sia anche un fine in sé, sia proprio un obiettivo in sé, non soltanto un mezzo. Allora, se la concorrenza è un fine in sé, va preservata anche lungo tutta quanta la vicenda contrattuale, dai suoi esordi fino alla sua conclusione nella chiusura del rapporto contrattuale.
E quindi l'idea che comincia a serpeggiare è che la rinegoziazione, quindi anche le modifiche pattizie, non solo quelle eventualmente imponibili, abbiano un tratto problematico, comunque delicato. Certo, la problematicità si percepisce sotto due punti di vista. Da un lato la rinegoziazione è un fenomeno che rischia appunto di svilire il senso stesso della gara, perché rimette in discussione il procedimento di scelta del contraente, che è stato scelto per fare, ora dico banalizzando, una certa cosa, ma poi se ne trova a fare un'altra, quindi il processo di selezione rischia di risultare ex post calibrato male. Quindi da un lato la rinegoziazione sembra un fenomeno negativo in quanto ridimensiona il principio concorrenziale. Dall'altro però ci si rende anche conto che per i contratti di lunga durata la assoluta intangibilità del contenuto negoziale è anch'essa un'opzione, come dire, drastica e foriera di risvolti negativi, perché incide sull'efficienza della spesa. Quando i contratti sono molto lunghi, l'impossibilità assoluta di intervenire su di essi rischia di precludere all'amministrazione, ad esempio, l'utilizzo di tecnologie sopravvenute, di dispositivi più avanzati. Quindi la rinegoziazione è problematica perché le due opzioni estreme, il divieto assoluto e la liberalizzazione assoluta del fenomeno, sono entrambe portatrici di rischi sotto fronti diversi. Uno, un rischio è quello dell'anticoncorrenzialità, un altro rischio è quello della non efficienza della spesa. Quindi il problema esiste perché ci sia una spinta tra due obiettivi diversi. L'obiettivo dell'efficienza della spesa, che porterebbe a un'idea di duttilità del rapporto negoziale, adeguamento, e l'idea invece della sacralizzazione della gara e dei suoi esiti, che porterebbe ad una intangibilità assoluta del contenuto negoziale. Come gestisce il diritto europeo e di conseguenza quello nazionale la tensione tra queste due spinte contrapposte? Le direttive 2004 sul tema non rispondono, e questo ha delle conseguenze anche sulle direttive successive, che poi ovviamente hanno portato all'attuale codice. Le direttive del 2004 non solo non rispondono alla domanda sulla liceità, legittimità, meglio, della rinegoziazione, ma più in generale non prendono proprio seriamente in considerazione tutta la fase di esecuzione, che è veramente poco indagata. Nella direttiva del 2004, adesso mi riferisco ai settori ordinari, c'è un solo articolo dedicato alla fase di esecuzione nelle direttive 2004, il 26, che poi in realtà non è neanche propriamente dedicato alla fase di esecuzione, perché era un articolo in cui si diceva che nei bandi potevano essere inseriti come criteri valutativi anche criteri di natura sociale, economica e ambientale, che si sarebbero relativi alle modalità di esecuzione del contratto. Quindi era comunque una norma che si trovava il suo ambito di applicazione nella fase di selezione, anche se si proiettava poi nelle modalità di esecuzione del contratto. Quindi nel 2004 il legislatore europeo non aveva consapevolezza dell'impatto anticoncorrenziale di ciò che succede a valle della gara, e questo silenzio aveva dato luogo, diciamo, e questo ancora si percepisce, a uno smarrimento di tutti gli interpreti. C'era chi riteneva che il silenzio avesse una natura, tra virgolette, in senso tecnica, significativa, cioè che il legislatore europeo non parlasse della rinegoziazione perché non la ritenesse pericolosa, ma è una lettura non realistica. C'era chi andava all'eccesso opposto, invece riteneva che il legislatore europeo del 2004 non avesse parlato del fenomeno perché intendesse implicitamente ritenerlo antigiuridico e quindi totalmente vietato. Poi è prevalsa invece l'opzione intermedia, secondo cui il silenzio del legislatore europeo del 2004 sarebbe dettato semplicemente da una sottovalutazione del fenomeno, ma non si tradurrebbe in una presa di posizione in senso positivo o negativo, rifletterebbe piuttosto una, appunto, sottovalutazione di quanto succede dopo la gara. Per far fronte a questa sottovalutazione del diritto positivo è stata la giurisprudenza a invece indagare il fenomeno in assenza di riferimenti, giurisprudenza che, come vedremo, ha offerto delle soluzioni oggi riprodotte testualmente in modo casistico dall'articolo del codice dei contratti pubblici dedicato al tema, cioè il 106.
La giurisprudenza della Corte di quando parlo di giurisprudenza mi riferisco essenzialmente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che poi ha orientato la giurisprudenza nazionale. La giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di rinegoziazione è particolare perché è a sua volta speculare alla a un copioso filone giurisprudenziale delle corti federali americane, che già in passato, nei decenni precedenti, si erano ampiamente dedicate alla cosiddetta teoria dei cardinal change, cioè al problema di quanto si può cambiare in corso di esecuzione. Quindi il diritto europeo, come succede più spesso di quanto non sembri, attinge al diritto extraeuropeo, in questo caso al diritto nordamericano, e le posizioni della Corte di Giustizia, in estrema sintesi, sono volte a distinguere tra una rinegoziazione praticabile, che è quella che non porta all'apposizione di modifiche essenziali, ovviamente la nozione chiave è quella di essenzialità, da una rinegoziazione invece non praticabile perché elusiva, antigiuridica e pericolosa, che è quella relativa quella che porta all'apposizione di modifiche essenziali. Ovviamente il tema giuridico diventa la definizione del concetto di essenzialità, che ha appunto valore dirimente per la Corte di Giustizia e quindi anche per gli interpreti nazionali. Cosa vuol dire essenzialità? Cioè quando una modifica è essenziale e quindi non apponibile e quando invece non è essenziale. La nozione di essenzialità è stata interpretata in due accezioni. Queste due accezioni oggi sono rifluite nel 106, quindi ora ne parlo come accezioni che sono state proposte dalla giurisprudenza, ma poi vedremo riproposte dal diritto positivo. Quindi questa non è una fase propriamente archiviata. Le accezioni di essenzialità, quindi, secondo la Corte di Giustizia, possono essere due. Una, secondo la prima accezione, la modifica essenziale è quella che altera gli equilibri tra le prestazioni negoziali, quindi che incide sul sinallagma, che squilibra il baricentro del contratto. E questo, quindi, secondo la Corte di Giustizia, fa proprio riferimento al cosiddetto parametro utilizzato dalle corti americane dello scope of the contract test, cioè una modifica è essenziale quando altera l'equilibrio del contratto, lo scopo, il baricentro del contratto, una prospettiva quindi tutta interna al rapporto, la prima. La seconda prospettiva invece è quella del cosiddetto scope of the competition test, cioè la modifica è essenziale e quindi non apponibile, non tanto se intacca gli equilibri tra le prestazioni, se ha un impatto economico sugli equilibri interni, ma è essenziale e quindi antigiuridica se, laddove l'elemento nuovo fosse stato originariamente apposto, si può ragionevolmente ritenere che la gara avrebbe potuto avere esiti diversi, perché qualcun altro avrebbe partecipato, perché qualcun altro sarebbe stato ammesso, perché qualcun altro magari avrebbe proprio vinto la gara al posto dell'effettivo aggiudicatario. Quindi, secondo una prima prospettiva, essenziale è la modifica che incide sul sinallagma. Secondo la seconda prospettiva, invece, essenziale è la modifica che, indipendentemente dal suo impatto economico, altera gli esiti della procedura di gara a ritroso, secondo un ragionamento improntato alla cosiddetta prognosi postuma, cioè io dopo mi chiedo cosa sarebbe successo se originariamente questo elemento nuovo fosse stato contemplato nella legge di gara. Queste due accezioni, quale prevale se qualcuna delle due prevale? Nella giurisprudenza della Corte di Giustizia una preferenza, vedremo poi mitigata dal codice, dalla direttiva 2014 e dal codice, è data alla seconda accezione, cioè all'accezione di essenzialità intesa come attitudine a svilire gli esiti della procedura di gara, quindi il cosiddetto scope of the competition test, cioè controlliamo la modifica vedendo se altera il senso della competizione svoltasi prima. Qui faccio riferimento soltanto a un famoso caso, famoso per e interessante sotto due profili, uno giuridico e uno più politico, che è il cosiddetto caso succhi di frutta del 2004. È un caso interessante perché la stazione appaltante, nella fattispecie, era la stessa Commissione europea. La Commissione europea, in questo caso, appunto come stazione appaltante, aveva acquistato una serie di delle forniture di succhi di frutta
impegnandosi a pagare in derrate di frutta, quindi comprava succhi di frutta e pagava non in denaro ma in un certo quantitativo di mele, Alla prova dei fatti però pagò anziché in mele in arance, però impegnandosi a convertire, cioè a dare una quantità di arance il cui valore economico fosse equivalente al valore economico delle mele previste dalla documentazione di gara. Cosa succede? Che uno dei soggetti che non aveva partecipato alla gara per la fornitura di succhi di frutta impugna e dice: se io avessi saputo che tu pagavi in arance anziché in mele avrei partecipato, perché il mio business si basa sulle arance, quindi mi sarebbe interessato partecipare. Quindi, questo cambiamento, anche se economicamente non è percepibile, perché la quantità di arance con cui hai pagato ha lo stesso valore economico della quantità di mele con cui avresti dovuto pagare, la modifica, anche se economicamente neutra, di fatto altera l'esito della procedura, perché io non ho partecipato e l'avrei fatto se avessi saputo che pagavi. Questa è l'argomentazione del ricorrente. La Commissione europea, che è stazione appaltante, quindi in questa veste parla come stazione appaltante, difende il proprio operato dicendo appunto: io è vero che ho modificato un elemento, ma io ho modificato un elemento che non incide nel SINALAG, ma non ha un impatto economico percepibile di alcun tipo. E poi dice la Commissione europea nella sua difesa: quello che succede in sede di esecuzione è una vicenda priva di rilievo pubblicistico non toccata dai problemi di rispetto del principio di concorrenza. Qui la Commissione europea parla come parte in causa, come stazione appaltante. Solo pochi anni dopo, nel 2008, la Commissione europea invece emetterà una comunicazione in cui demonizza la rinegoziazione come una pratica quasi sempre da avversare. Solo che in questa vicenda la Commissione europea sta parlando da stazione appaltante, quindi propone un ragionamento molto semplicistico, se vogliamo, quello secondo cui basta la neutralità dell'impatto economico della modifica a rendere la modifica stessa priva di criticità. Come finisce questa vicenda? La Corte di Giustizia non accoglie il ragionamento della Commissione e suggerisce come credibile il criterio della scope of the competition test, cioè anche la modifica priva di impatto economico, se è idonea a rendere il processo di selezione che si è svolto inattendibile, perché magari altri operatori economici appunto avrebbero partecipato alla procedura, è una modifica non compatibile con l'ordinamento. E qui siamo arrivati all'inizio degli anni 2000 con questo tipo di giurisprudenza. Dopo la prima decade, quindi dopo il 2010, tutta questa esperienza giurisprudenziale è ormai metabolizzata, ma dopo il 2010 la posizione dell'ordinamento in tema di rinegoziazione è come se si biforcasse. E qui cerco di essere più chiara possibile. Da un lato abbiamo dal 2014, con le direttive del 2014 e sul fronte interno il successivo codice, un approccio alla rinegoziazione come un fenomeno da regolare. E infatti nelle direttive europee 2014 abbiamo un articolo che sostanzialmente ripropone, vedremo come, il problema dello scope of the contract o scope of the competition test. Cioè abbiamo un articolo nella direttiva e un articolo nel codice, il 106, che si preoccupa di capire quando una modifica è essenziale, e per fare questo vedremo che combina i due test. Quindi una prima presa di posizione dell'ordinamento europeo e nazionale è quella di dire: regoliamo la negoziazione e vediamo quando quest'ultima è compatibile col principio di concorrenza e quindi è praticabile. E nel fare questo si riutilizza, si ricicla gran parte della giurisprudenza europea che dai succhi di frutta in poi aveva esaminato con le categorie che ho cercato di riassumere il problema. Quindi primo filone. Ma questo filone, quello della rinegoziazione, tollerata entro certi limiti, si affianca sul fronte nazionale un secondo filone, che è quello della cosiddetta rinegoziazione doverosa, ossia ispirata a finalità di spending review. Questo secondo gruppo di norme, che sul fronte nazionale parte dal 2012 in poi, poi l'esaminerò già un po' più nel dettaglio, sono norme in cui il fenomeno è preso in considerazione non nelle sue implicazioni anticoncorrenziali, ma come opportunità di risparmi di spesa.
Qui mi limito a menzionarle, poi per queste norme dirò due parole più precise. Esempio di fattispecie di rinegoziazione doverosa. Il decreto legge 95 del 2012, all'articolo 1,13, era spending review del governo Monti, a questa norma impone, poi vedrò dirò in che termini, in caso di sopravvenienza di una convenzione CONSIP, impone alle amministrazioni pubbliche, nell'accezione però del 165-2001, non nell'accezione del codice dei contratti, impone alle amministrazioni pubbliche, in caso di sopravvenienza di una convenzione CONSIP avente ad oggetto un servizio o una fornitura per la quale è in corso un contratto stipulato extra convenzione, impone alle amministrazioni o di rinegoziare il contratto in corso o, in caso di indisponibilità del contraente privato, recedere dal contratto e aderire alla convenzione. Quindi qui la rinegoziazione con il privato è una rinegoziazione fatta per aderire agli ipotetici standard migliorativi in termini di prezzo caratterizzati, che caratterizzano una convenzione CONSIP sopravvenuta. Poi dirò meglio qualcosa su questo tema, però qui la rinegoziazione è uno strumento con cui si adegua un contratto in corso ad una sopravvenienza positiva, in modo da far sì che il contratto in corso scenda in termini di onerosità. Seconda ipotesi, il DL 66-2014, all'articolo 8,8, consente alle amministrazioni di operare un taglio nei limiti del 5% per i contratti in essere di fornitura di servizi o di beni, e nel caso in cui il privato appunto non acconsenta a questa rinegoziazione al ribasso, consente all'amministrazione di sciogliersi dal rapporto contrattuale. Anche qui abbiamo una rinegoziazione addirittura doverosa, perché è vero che il recesso è un diritto potestativo, ma queste situazioni, siccome sono situazioni che comportano risparmi di spesa, vanno poi, come dire, difese davanti alla Corte dei Conti se queste scelte non vengono prese, la scelta di aderire alla convenzione sopravvenuta o di effettuare il taglio. Terza fattispecie, che qui mi limito a menzionare, poi su questa non tornerò perché è settoriale, è quella prevista dalla legge 125 del 2015, articolo 9 ter, lettera B, che riguarda gli acquisti di dispositivi medici. Per rispettare il tetto di spesa regionale, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale anche qui sono tenuti a rinegoziare i rapporti in essere al fine di raggiungere il risultato del rispetto del tetto di spesa. Quindi su questa norma non mi soffermerò, appunto perché è settoriale, però era soltanto questa carrellata volta a fare presente come il problema negli ultimi anni non sia soltanto l'impatto anticoncorrenziale della modifica, ma sia diventato anche la potenziale virtuosità della modifica se questa comporta vantaggi in termini di spesa. Ora dirò due parole sul primo filone, cioè quello del codice dei contratti, delle direttive 2014, relativo appunto alla rinegoziazione tollerata. Poi dirò qualcosa sulla rinegoziazione doverosa, cioè su queste ultime fattispecie, che sono tutte di diritto nazionale, perché non hanno delle premesse europee, perché sono norme di risparmio di spesa. La rinegoziazione come fenomeno regolato. Dicevo, nel 2014 le direttive prendono in considerazione più seriamente rispetto alle direttive del 2004 la fase di esecuzione, che ci si rende conto essere il vero banco di prova sulla effettività poi di tutte le regole relative alla fase di gara. E nel 2014 il legislatore europeo spiega proprio, in una serie di atti che accompagnano le direttive, che bisogna superare la demonizzazione della rinegoziazione, bisogna avere un approccio più, se vogliamo, laico, oggettivo sul tema e distinguere la rinegoziazione praticabile da quella invece lesiva. È riuscito questo obiettivo, cioè l'obiettivo di fornire punti cardinali per distinguere la rinegoziazione anticoncorrenziale da quella non anticoncorrenziale? Relativamente, sul punto io parlo delle direttive, ma l'articolo 106 del codice è esattamente speculare, quindi diciamo lo stesso discorso lo potrei fare citando soltanto la legislazione nazionale. Questo obiettivo, cioè quello di dare punti di riferimento precisi, è un obiettivo parzialmente mancato. Dirò alcune delle ombre della disciplina attuale del 106, che appunto riflette pienamente le direttive, e alcune invece delle luci.
La prima ombra, relativamente, cioè, ombra diciamo tra molte virgolette, poi dirò perché, riguarda proprio la nozione di essenzialità. Cioè l'articolo 106 ripropone il ragionamento fatto dalla direttiva 2014, ma ancor prima dalla Corte di Giustizia, secondo cui è la modifica essenziale, solo la modifica cosiddetta essenziale ad essere antigiuridica. Però il problema è che il 106 non fissa un criterio netto, non adotta, non fa una scelta di campo netta tra la nozione, l'accezione economica di essenzialità, cioè essenziale è la modifica che altera gli equilibri economici del rapporto, e la nozione invece funzionale, secondo cui essenziale è la modifica che potenzialmente priva di attendibilità la gara. Non fa una scelta di campo. È un articolo molto lungo, però per far capire come convivano le due logiche, cioè la logica dello scope of the contract test, cioè la logica della essenzialità come alterazione economica, con la logica invece della essenzialità come alterazione ex post della gara, faccio due esempi per far capire come convivano giustapposte queste due logiche. Articolo 106,2 prevede una specie di franchigia economica per la possibilità di apporre modifiche e dice: la modifica non è essenziale, quindi apponibile, se non supera due paletti economici, la soglia di rilevanza europea e il 10% del valore del contratto se parliamo di servizi e forniture, o il 15% se parliamo di lavori, ma sempre senza alterare la natura complessiva del contratto. Quindi abbiamo una franchigia economica, però poi abbiamo al comma 4 una nozione di essenzialità che riguarda le modifiche non collocabili all'interno dell'ambito di operatività di questa franchigia, e il comma quarto ci fa capire proprio l'indecisione o comunque il fatto che questa norma sia la semplice trasposizione di una serie di sentenze, non sia frutto di una rielaborazione di sintesi ragionata, sia proprio il precipitato di una serie di sentenze. Perché il comma 4 dice: una modifica è considerata sostanziale, quindi essenziale, quindi non apponibile, se introduce condizioni che, se fossero state conosciute, avrebbero portato ad esiti diversi della gara, quindi scopo del competition test, oppure è sempre essenziale, quindi anche soltanto se, lettera B, cambia l'equilibrio economico del contratto. Quindi ci dice che la modifica non apponibile è sia quella che ex post altera la gara, sia quella che squilibra economicamente il contratto. Basta una delle due situazioni a rendere la modifica non apponibile. Non dà una preferenza al criterio economico o una preferenza al criterio funzionale, cosa che invece la Corte di Giustizia aveva fatto, dicendo che doveva prevalere la logica funzionale. Non bisognava andare a guardare l'impatto economico della modifica, ma andare a guardare se la modifica a ritroso privava di credibilità la gara. Qui invece tutte e due le logiche, il criterio economico e quello funzionale, sono proposte in parallelo senza una forma di gerarchia o comunque una prevalenza di un criterio al posto di un altro. Si potrebbe dire forse non è il diritto positivo, è la giurisprudenza che chiarirà questo punto, perché la nozione di essenzialità è necessariamente duttile. Fatto sta che comunque questa norma, che aveva creato tante aspettative, di fatto non dice appunto nulla di più di quello che gli interpreti avevano già capito da una copiosissima produzione giurisprudenziale, cioè non dà un surplus di certezza rispetto a quella che si ha studiando la giurisprudenza, perché i due criteri convivono. Quindi questa è una prima ombra della disciplina attuale. Una invece luce, o comunque un punto di forza delle riforme avviate dal 2014 su questo tema, è di natura invece processuale. Cioè la direttiva 14 dice la direttiva del 2014 numero 24 dice al considerando 107, purtroppo solo in un considerando, che la modifica essenziale, quella antigiuridica, quella diciamo lesiva, elusiva, si deve processualmente trattare come una aggiudicazione senza gara. Questo uno potrebbe dire è una grande banalità, relativamente, perché il problema è, rispetto alle modifiche, è con che mezzo i terzi le possono aggredire, visto che loro non sono parti di questo rapporto. La direttiva del 2014 dice: il terzo la può aggredire la modifica trattandola come l'aggiudicazione di un nuovo contratto senza gara, e quindi impugna quella modifica come impugnerebbe un'aggiudicazione senza gara.
Può sembrare banale, ma non lo è, perché noi sappiamo che in Italia abbiamo avuto un lunghissimo caso, il caso Centrale del Latte, in cui il tema era proprio questo: il terzo come può fare ad aggredire una modifica, visto che è esterno a quel rapporto contrattuale? Il Consiglio di Stato aveva dovuto fare una serie di contorsioni ed era arrivato a dire che la rinegoziazione di condizioni essenziali, quindi la rinegoziazione cattiva, elusiva, è una rinegoziazione rispetto alla quale l'amministrazione non ha capacità negoziale. Però l'incapacità negoziale porterebbe all'annullabilità di quel contrattino che deriva dalla modifica. Però il terzo rispetto all'annullabilità non avrebbe un'azione. E allora il Consiglio di Stato dice che la stazione appaltante ha incapacità di rinegoziare, però l'eventuale patto rinegoziativo è nullo. Cosa strana, perché l'incapacità negoziale si traduce in annullabilità, ma il Consiglio di Stato disse che era nullo per dare al terzo la possibilità di attaccare quella scelta, perché sappiamo che l'azione di nullità ha un più ampio regime di legittimazione attiva. Quindi il Consiglio di Stato non è che non sapesse che all'incapacità negoziale consegue la annullabilità e non la nullità, ma aveva avuto bisogno di approdare alla nullità per dare al terzo un mezzo giuridico per attaccare la modifica. Oggi il tema processuale è superato, appunto perché la direttiva chiarisce quello a cui si era arrivati in via giurisprudenziale, cioè che la modifica cattiva, quella che sottintende una elusione della gara, va processualmente trattata come una aggiudicazione implicita senza gara. Quindi questo è il punto di forza. Purtroppo lo dice nei considerando la direttiva, ma la giurisprudenza nazionale ed europea su questo erano già state molto chiare. Questo punto di forza, cioè la certezza per il terzo di come attaccare la modifica, cioè trattandola come aggiudicazione, però rischia di essere svilito, questo punto di forza, da un ultimo punto di debolezza, cioè il terzo ora sa come attaccare la modifica, ma la deve conoscere la modifica, ed essendo terzo non è così scontato che sappia quello che poi succede in corso di rapporto. Cioè, abbiamo raggiunto il risultato di consegnare al terzo la via processuale, cioè il terzo ora sa che deve trattare la modifica come un'aggiudicazione e impugnarla come tale, ma il problema di base sostanziale è: siamo sicuri che il terzo verrà a sapere della modifica? Abbiamo un regime di trasparenza degli atti modificativi così efficiente da consentire concretamente al terzo di contestare la rinegoziazione elusiva? La risposta è negativa, perché l'articolo 29 non assicura la pubblicità di questi atti, perché l'articolo 29, dedicato appunto alla trasparenza, riguarda la fase di programmazione e selezione degli offerenti. Quindi l'articolo 29 non impone la pubblicazione degli atti modificativi, neanche il decreto legislativo 33/2013 la impone. È vero che il decreto legislativo 33/2013 impone la pubblicazione dell'aggiudicazione senza gara, ma l'amministrazione che appone una modifica, anche elusiva, non la qualifica come un'aggiudicazione senza gara di un nuovo contratto. È il terzo che la considera tale, ma l'amministrazione che la appone una modifica non la ritiene e comunque non ha interesse a qualificarla come aggiudicazione senza gara, quindi non ha una norma che la impone a manifestare all'esterno questa modifica. Sono soltanto limitate le ipotesi in cui è previsto un regime di pubblicazione della modifica, sono ipotesi molto circoscritte ai sensi dell'articolo 106, quelle che sono soggette ad obbligo di pubblicazione sulle gazzette europee e nazionali, e sono le ipotesi di modifiche supplementari, quindi 106,1 lettera B, e le ipotesi di modifiche che rientrano nella franchigia, quindi quelle non problematiche. Tutto il novero delle modifiche che l'amministrazione appone, pensando che siano modifiche non sostanziali, va esente da ogni regime di pubblicità, quindi che il terzo sappia che può aggredire la modifica trattandola come aggiudicazione senza gara serve a poco, se poi l'ordinamento non si premura di far sì che il terzo a monte la conosca la modifica. Idem, scarsa è anche l'attenzione del legislatore alla procedimentalizzazione della modifica, cioè
Alcuni hanno sperato che nel recepimento delle direttive 2014 il legislatore prevedesse anche un momento procedimentale specifico in cui l'amministrazione ponderava la essenzialità o meno della modifica, magari prendendo a prestito alcune esperienze di ordinamenti limitrofi, tipo quelli francesi, in cui la commissione di gara resta in carica anche in fase di esecuzione e deve autorizzare le modifiche, perché la commissione di gara è quella che ha fatto la selezione, quindi si è ritenuto in Francia che sia il soggetto più idoneo a capire se quella modifica svilisce il lavoro che la stessa commissione ha fatto quando ha selezionato le offerte. Da noi questa scelta non si è fatta, si è fatta una scelta minima in tema di procedimentalizzazione, cioè solo per pochissime fattispecie si è previsto un obbligo di comunicazione ad ANAC, che però ecco è già una situazione di comunicazione all'esterno, non è una procedimentalizzazione interna. Quindi, in poche parole, diciamo, l'attenzione al fenomeno si perde poi in una serie di omissioni procedurali che rischiano di non consentire al fenomeno della rinegoziazione di emergere dal sommerso e quindi di essere controllato, sindacato, insomma valutato da colui che rischia di patirne le conseguenze, cioè il terzo. Questo, mi avvio diciamo all'ultima parte del ragionamento, riguarda la rinegoziazione per come trattata dal codice come fenomeno regolato, tollerato, possibile. Poi abbiamo detto che ci sono delle norme che invece impongono la rinegoziazione per fini di spending review. Queste norme, mi limito soltanto a richiamarne, a dire pochissime parole. La più importante tra queste probabilmente è l'articolo 1, come dicevo poco fa, comma 13 del DL 95 del 2012, che appunto impone alle amministrazioni, nel caso in cui sopravvenga una convenzione Consip più vantaggiosa, di proporre al proprio contraente di rinegoziare il rapporto per adeguarsi al benchmark di Consip, e nel caso in cui il contraente non accetti questa rinegoziazione, la norma dà all'amministrazione il diritto, dico tra virgolette, di recedere. La norma è molto chiara nel dire che ogni eventuale patto contrario è nullo, quindi questa clausola, quanto previsto da questa norma, cioè il fatto di rinegoziare e poi recedere se il privato non si adegua al benchmark di Consip, è automaticamente iscritto in ogni contratto di appalto, anche è automaticamente inserito in ogni contratto di appalto pubblico, secondo il meccanismo dell'inserimento automatico di clausole di cui è l'articolo 1339 del Codice Civile. Quindi anche se un'amministrazione si scorda di scrivere in un contratto con un fornitore che nel caso in cui sopravvenga una convenzione Consip più vantaggiosa scatta questa disciplina, anche se non c'è una clausola ad hoc, questa previsione è automaticamente inserita nel codice. L'amministrazione, appunto, se sopravviene una convenzione Consip, propone al privato: vuoi rinegoziare per adeguarti al benchmark? Se il privato non accetta di rinegoziare, l'amministrazione recede. La norma dice proprio recede, non dice ha il diritto di recedere. Nel nostro ordinamento il recesso è il prototipo del diritto potestativo, cioè una situazione diciamo di facoltà, di possibilità di scelta. In questo caso però, trattandosi di pubblica amministrazione, la libertà di scelta è relativa, tant'è vero che la norma prevede che le amministrazioni che scelgono di non recedere perché magari ritengono che la convenzione Consip non gli assicuri esattamente il prodotto che loro invece hanno assicurato dal fornitore, nel caso in cui scelga di non recedere, l'amministrazione deve comunicare questa scelta alla Corte dei Conti, perché quest'ultima ovviamente faccia le dovute valutazioni. Quindi c'è un forte disincentivo, un forte elemento di deterrenza. Per questo il diritto di recesso, diciamo, è un diritto, possiamo dire in modo un po' gergale, forse poco ortodosso, ma insomma per modo di dire è un diritto. Secondo alcuni interpreti ha più la connotazione di un dovere o di un potere. Tant'è vero che anche sulla giurisdizione ci si è interrogati, cioè questo recesso è un recesso veramente tale, cioè una situazione di diritto che quindi trascina la fattispecie davanti al giudice ordinario, o è una situazione talmente doverosa da invece avere una caratura pubblicistica e quindi rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo?
Il dibattito, diciamo, è stato vivace. A favore della giurisdizione, in favore del giudice amministrativo, si era espresso nel 2013 il TAR Campania, nella sentenza 1965. Il TAR Campania aveva detto: qui la norma parla di recesso, di diritto di recesso, però è un potere, e quindi è il giudice amministrativo che questa fattispecie deve indagare. Però successivamente sia le sezioni unite della Cassazione nel 2008 con la sentenza 28.345, che poi nel 2014 il Consiglio di Stato nella sentenza 1312 hanno ritenuto che invece la giurisdizione competesse al giudice ordinario, ritenendo che diciamo, la doverosità della fattispecie non rendesse il recesso qualcosa di diverso dal diritto, perché in queste sentenze si è detto, siccome parliamo di soldi pubblici, è naturale che ci sia un tratto di doverosità, ma è pur sempre un contratto quello di cui stiamo parlando, è pur sempre la fase di esecuzione di un contratto, ragion per cui giudice ordinario, in assenza di una norma che desse la giurisdizione esclusiva, giudice ordinario. Quindi è prevalsa, vista appunto l'autorevolezza delle pronunce, che sono sezioni unite e poi appunto Consiglio di Stato, possiamo dire chiusa la partita della giurisdizione a favore del giudice ordinario. Però su questo punto mi avvio alle conclusioni. È la giurisdizione del giudice ordinario è conclusa, ma è conclusa se il problema riguarda i due, i rapporti tra i due, cioè un soggetto che ha preteso una stazione appaltante pubblica che ha preteso dal suo contraente privato una rinegoziazione perché era a ribasso, perché era sopravvenuta una convenzione Consip. Ma se invece a fronte di una rinegoziazione stazione appaltante privato, per adeguarsi a una convenzione Consip, alzasse il dito il terzo dicendo quella rinegoziazione ha comportato anche una modifica del prodotto a ribasso per adeguarsi e quindi questa modifica è sostanziale, è antigiuridica, quel terzo sta contestando la rinegoziazione doverosa sotto un punto di vista differente, cioè qualificando quella modifica come aggiudicazione senza gara. Quindi per lui il giudice munito di giurisdizione sarà il giudice amministrativo, perché lui asserisce che quella modifica è un'aggiudicazione senza gara. Quindi la giurisdizione in favore del giudice ordinario non è netta, dipende da chi attiva il sindacato giurisdizionale. Se l'attivano le parti dicendo ad esempio non è vero che è sopravvenuta una convenzione Consip più favorevole, quindi non mi puoi imporre la rinegoziazione a me fornitore, questo è un tipo di contestazione che va dal giudice ordinario come da sezioni unite. Ma se dal di fuori qualcuno nota per avventura, perché abbiamo visto che la trasparenza delle modifiche non è assicurata, ma se qualcuno per avventura riscontra che la rinegoziazione a ribasso implica anche una alterazione dell'oggetto del contratto, perché magari il fornitore dice va bene ti abbasso il prezzo però ti do non il dispositivo A ma il dispositivo B che gli assomiglia, però mi consente di rientrarci con i costi. Se un terzo ritiene che questo cambiamento dell'oggetto abbia sottintendo un'elusione della gara, per lui la giurisdizione probabilmente non è quella del giudice ordinario, perché quantomeno dal suo punto di vista, la cui fondatezza dovrà essere poi dimostrata, però quella modifica è un'aggiudicazione senza gara. Problemi analoghi su cui non mi soffermo riguardano le altre due fattispecie di rinegoziazione doverosa, quella del DL66-2014, cioè quella dei tagli lineari del 5%, rispetto a quale il privato o rinegozia o recede, cioè non può di certo pretendere di andare avanti come nulla fosse, può pretendere di uscire dal contratto recedendo, quando non vuole accettare il taglio del 5%, ma non può costringere l'amministrazione ad andare avanti. Questi problemi, dicevo, di giurisdizione e anche di tipo di sindacato riguardano anche la rinegoziazione del DL66 e anche la rinegoziazione relativa ai dispositivi medici del 125. Vado a concludere su questo punto. Il problema attuale, forse più urgente, è proprio come far convivere queste due anime, cioè quella della rinegoziazione affrontata come problema di elusione della gara con il problema invece della rinegoziazione come leva di spending review. Cioè queste due logiche, come le si fa convivere? La rinegoziazione doverosa è doverosa in quanto tale perché pone l'amministrazione in una situazione delicata e in ipotesi la pone anche di fronte alla necessità di difendere il proprio operato dalla Corte dei Conti. Però anche la rinegoziazione a ribasso può essere una rinegoziazione elusiva, appunto se oltre a scendere è oltre al prezzo anche lo standard qualitativo dell'oggetto. Quindi
La giurisprudenza sul punto dovrà valutare anche le intersezioni tra le due norme, quindi la rinegoziazione che fa risparmiare non è per forza di cose virtuosa, perché anch'essa può comportare, oltre a una minore efficienza di spesa, può comportare anche situazioni di elusione della legge di gara. Queste intersezioni appunto probabilmente saranno quelle su quale nei prossimi anni la giurisprudenza sarà chiamata ad interrogarsi, ma anche qui la giurisprudenza sarà chiamata a interrogarsi se verrà attivata, cioè se i terzi avranno, o se gli operatori economici avranno la possibilità di conoscere cosa succede dopo la gara. Diversamente non avremo la giurisprudenza non avrà materialmente occasione di pronunciarsi, e quindi questi problemi resteranno confinati in un'area di inconoscibilità, insindacabilità e quindi anche potenzialmente pericolosità. Io penso di aver sforato ampiamente i miei tempi, quindi mi taccio. Grazie.